Nicola Frantoianni, assessore regionale alle politiche giovanili e dell'immigrazione della Regione Puglia. Guardate, io sono arrivato qua questa mattina, mi sono sentito tutta l'assemblea. Credo che la discussione che state facendo qui sia la discussione. E quindi, tanto per cominciare, vi ringrazio per l'invito a essere qua, a parlare, a provare a costruire un elemento di interlocuzione. Perché io penso che di questo oggi abbiamo il problema di discutere, di come tra esperienze diverse, tra vicende anche diverse, tra ruoli diversi, si costruisce o si cerca di costruire uno spazio di relazione e possibilmente anche un terreno comune di costruzione nella direzione dell'alternativa. Lo dico perché noi in Puglia in questi anni abbiamo provato a costruire un laboratorio. Oggi ascoltavo il sindaco di Napoli che raccontava qui come a Napoli, diciamo, a 6 mesi dalla vittoria elettorale si stia provando a costruire un laboratorio e si stia provando a costruire una scommessa. Io vengo da un'esperienza nella quale ormai da qualche anno stiamo dentro questo tentativo e un po' di cosette in Puglia l'abbiamo fatte in questi anni. Eppure oggi di fronte al peso della crisi e al peso delle risposte che il governo, ma non solo il governo, dà alla crisi, qualsiasi tentativo di costruzione di un elemento di alternativa nella dimensione da un lato del territorio, dell'ente locale, dell'autosufficienza del singolo pezzo è destinata a non farcela. Guardate, non ci piove. Noi in questi anni in Puglia abbiamo preso una regione che era, diciamo, un mezzo cumulo di macerie. La Puglia in 6 anni è passata da essere l'ultima regione alla prima regione per produzione di energie alternative. Abbiamo preso il nodo del lavoro per quel poco su cui una regione può provare a lavorarci sopra e abbiamo detto per esempio che nel sistema della sanità era l'ora di finirla con le esternalizzazioni e le cooperative che moltiplicano malavita e precarietà e che era l'ora di internalizzare i servizi e di stabilizzare i lavoratori. Dopodiché succede che il governo ti impugna davanti alla Corte Costituzionale quella norma e te la impugna dicendo che tu non puoi entrare sul tema dell'organizzazione del lavoro e non ti puoi occupare del fatto che è giusto dare un contratto a tempo indeterminato invece che un contratto precario ai lavoratori delle cooperative e ti schianta la possibilità di costruire lì un elemento di concreta possibilità e di speranza. Allora io penso che noi abbiamo il problema di ragionare insieme di questo. Ripeto, di farlo ognuno dal suo punto di vista. Insomma, in questi anni con la gran parte dei compagni e delle compagne che stanno qui non è la prima volta che ci vediamo, no? Ci siamo visti in altri momenti e io avevo altri ruoli, ognuno di noi aveva altri percorsi. Forse tante volte l'abbiamo pure sbagliata, l'abbiamo pure presa dal lato sbagliato. Io penso che invece ci serva fino in fondo partire dal riconoscimento delle differenze per fare un elemento di accumulazione di valore. E allora dobbiamo provare intanto a partire da alcuni elementi di merito. Come si fa a costruire una proposta per l'alternativa? Il primo punto è che l'alternativa si misura sull'assunzione di una scommessa ed è l'assunzione del tentativo di provare a costruire un elemento di cambiamento. Senza questo punto io credo che noi l'alternativa non cominciamo neanche a metterla in campo. Il secondo punto è il merito. Oggi molte cose sono state dette, io non la faccio lunga e così sto nei tempi. Ma insomma, questo è un paese nel quale non solo la risposta del governo ma l'afonia del quadro politico, dell'opposizione parlamentare, anche di parte di quel centro-sinistra con cui oggi è comunque necessario costruire un'interlocuzione su alcuni dei temi centrali di cui si discute. Penso alla vicenda dell'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione, una proposta demenziale da un lato e pericolosissima dall'altro, innanzitutto sul terreno della sovranità. Su questo terreno si comincia per esempio a ragionare rispetto alla costruzione di un'ipotesi alternativa. Lo si fa sul terreno della scelta di dire finalmente, oggi più di ieri, perché oggi sdoganata più di ieri, una parola chiara sul terreno di una nuova politica fiscale, ricominciando a parlare della patrimoniale come strumento su cui costruire una prima redistribuzione della ricchezza. Si fa mettendo al centro il tema della transazione, della tassazione delle transazioni finanziarie, il tema dell'investimento sull'economia verde, il tema di un piano pluriennale di investimento sulla formazione, sull'istruzione, sulla ricerca, perché quella è la strada con cui si prova a costruire un'alternativa alla crisi che non sia il tremontismo e la sua riproposizione che venga dal governo della destra o da alcune delle tecnocrazie del centro-sinistra. Allora,
a partire da questi elementi e a partire dal nodo della democrazia, io penso che noi proviamo e possiamo provare a costruire un percorso comune. Noi stiamo facendo una discussione, la stiamo facendo in Puglia, la stiamo facendo insieme alle reti che a partire dall'esperienza pugliese si sono attivate, hanno provato a costruire un pezzo di strada e che oggi come voi provano a ripartire. E in testa ci abbiamo un'idea, non so se ce la facciamo, ci proviamo, quella di costruire, finisco, a tempi brevi, nello spazio necessario, perché il tempo è ora, di provare a costruire un grande appuntamento. Un appuntamento in cui soggetti diversi, tutti i soggetti interessati, lo spazio dei movimenti, della politica, dell'associazionismo, quel pezzo che ancora timidamente costruisce un piccolo spazio di ragionamento diverso sul terreno intellettuale in questo paese, un luogo di confronto e di riconoscimento nel quale da un lato mettere insieme gli elementi di merito, la cultura politica, il profilo, le proposte, un luogo nel quale questa discussione possa consentire di fare quello che Landini oggi diceva, no? Evitiamo di fare il programma in 250 pagine, facciamo 5 punti. E però, e chiudo su questo, per fare in modo che questo sforzo, che questa tensione produca un risultato, cioè sia capace di redistribuire potere e di incidere sull'agenda, noi abbiamo bisogno di mettere in campo un processo che apra sul fronte della partecipazione democratica, altrimenti non ce la facciamo. Se questa discussione finisce dentro il recinto della relazione politica, ma anche dentro il recinto più largo della relazione tra pezzi della politica organizzata e pezzi di movimento, noi non ce la facciamo. L'abbiamo già sperimentata questa vicenda. L'abbiamo già sperimentata, nella migliore delle ipotesi, chi come me ragiona dentro il recinto della politica, si candida a costruire un pezzo di rappresentanza che prende un po' di più o un po' di meno di parlamentari e che alla prima manovra economica è chiusa un'altra volta nella contrattazione per difendere un pezzettino in più o un pezzettino in meno dei diritti che ci tolgono, e chi sta sui terreni dei movimenti è di nuovo costretto nella dinamica della richiesta alla politica di un riconoscimento, dell'apertura di qualche spazio. Noi dobbiamo provare a fare un'altra cosa. Questo è il terreno su cui possiamo provare a giocare, e l'esperienza del referendum lo dimostra, l'esperienza delle amministrative lo dimostra, un terreno di egemonia in questo paese, la costruzione di una vocazione maggioritaria, diciamo, di natura un poco diversa da quella disastrosa che Walter Veltroni ci ha presentato ormai 3 anni fa in questo paese con la vicenda che è finita come tutti sappiamo. Allora io penso che noi possiamo provare a costruire un appuntamento di questo tipo, e in questo senso noi oggi teniamo il punto sulla questione delle primarie. Io su questo una cosa voglio dire, perché c'è un dibattito che naturalmente non solo è legittimo, ma che pone una questione, no? Che facciamo con queste primarie? Le primarie di programma, le primarie della leadership? Io penso che è una falsa discussione, e lo dico naturalmente sulla base di un punto di vista che è il mio, e su cui, come su tutto il resto, dico apriamo un'interlocuzione e ognuno dica quel che pensa. È una falsa discussione perché le primarie non sono il concorso di Miss Italia. Le primarie sono il terreno su cui si costruisce o meno lo spostamento da un lato o dall'altro degli equilibri, degli orizzonti e della proposta politica. Guardate, non ci piove. Non basta vincere le primarie eventualmente con un candidato migliore di altri per risolvere il problema di cui oggi discutiamo. Però non ci piove. Se in Puglia 5 anni fa e poi 5 anni, 7 anni fa e poi 2 anni fa, perché poi c'hanno pure l'equazione a ripetere, invece che Nichi avesse vinto Boccia, noi in Puglia, l'acquedotto pugliese, con tutte le contraddizioni che ha, la dialettica con i movimenti su questo punto, non la riapro qua, non l'avremmo ripubblicizzato. Se Nichi non avesse vinto Boccia, le politiche che abbiamo costruito in questi anni, piene di contraddizioni, di limiti, che però dicono della possibilità di misurarsi su un'altra prospettiva, noi non le avremmo fatte. Allora io penso che su questo terreno e con queste modalità sia possibile perlomeno provarci, poi vediamo come va, nessuno ce lo garantisce, ma sia possibile e anche interessante provare a costruire, tra tanti diversi che però si riconoscono alla pari nel riconoscimento della reciproca autonomia, una relazione, un'esperienza interessante. Grazie. Allora adesso c'è Pietro Rinaldi.